Claudia, noi ti salutiamo, ti ringraziamo e continuiamo. Un abbraccio a te. Grazie. E a tutte le signore di Castrovillari e di Cosenza. Benissimo, benissimo, va bene, cara Claudia, ti che mandiamo. Abbiamo fatto una bella cosa di amicizia. E soprattutto avete fatto una cordata Masterchef e ci fate sentire il vostro calore. Guarda, e la che vostra vicinanza si sta muovendo. Me... Ma infatti, sì, guarda, no, si muove troppo adesso. Ed è bello, vero, caro Cristo? No, è molto bello. Io ho avuto modo di parlare con Antonella e con Claudia. E mi hanno raccontato delle cose molto positive riguardo domenica passata. Anch'io le so e sono molto felice. Va bene, cara Claudia. Allora io continuo. Un abbraccio a tutti quanti. Grazie, cara Claudia. Buona continuazione. Grazie mille, ciao. Ciao Claudia, ciao. Intanto noi continuiamo con le crepe di Alice. Continuiamo a fare il nostro ripieno. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, con chi parliamo, signora? Sono Teresa da Maida. Cara Teresa da Buonasera Maida. Signora Teresa. Allora Teresa. Buonasera. Io oggi ho fatto le cime di rape. Quelle, come si chiamano? Quelle bugie là, quelle chiacchiere sono finite. Sono già finite. Perché volevi che durassero? No, perché mi sembrava. Guarda, grazie mille ancora a te. Senti, cosa ne pensi di questo mondo di favole? Stavo domandando cosa ha preparato stasera come favola. Allora, queste sono le crepe di Alice nel Paese delle meraviglie. In effetti abbiamo cambiato anche un modo di fare una forma diversa, hai capito Teresa? Sì. Non facciamo le solite forme, li raccogliamo un po' a fazzoletto. Questi potrebbero sembrare spinaci, ma in realtà sono borragine. Borragine, che forse la nostra amica Teresa sì, la no, conosce. Io faccio anche la lasagna con le borragine. Hai visto? Brava. Ma guarda che qui al sud la borragine la conosciamo tutti. Certo. Solo tu non la conoscevi. No, perché io sono del paese delle meraviglie. Io sono in campagna, che mi cresce ogni minuto. Hai visto? Beata te. Io sono nata nel paese delle meraviglie, come potrei conoscere. Però ti dovevi chiamare Alice allora. Secondo nome Alice. Hai visto? Terzo nome Biancaneve, quarto nome Cenerentola. Ma alla fine arriva a Cappuccetto Rosso pure. Dopo arriveremo pure a Cappuccetto Rosso. Allora, adesso mettiamo questo sughetto che è semplice ed è un sughetto. E, oltre ad essere semplice, con poca cottura, Simona. Capito? Ma io vedo tutto giallo qua in padella. Come giallo? È perché abbiamo messo la besciamella, Teresa. Abbiamo messo nel sugo? No, è da ieri ad Angere che la televisione è sbandata. Ecco, perché c'è cattivo tempo, quindi insomma forse è un po' disturbato nella zona di Maida, anzi regia, io ne approfitto per dire che anche a Crotone, oggi ho sentito Mario da Crotone, mi diceva che a Crotone non si vede telespazio, non so se stasera... Sì, anche a me mi ha avvisato, sì. Però a quello con il decoder si vede bene. Ah, vedi, hai visto? La mattina alle 4. Ah, ho capito, alle 4. Ti devi alzare presto, Teresa. Tu ti alzi presto. No, ma io mi alzo sempre presto. Allora non è un problema, allora è come me. Allora, Simona, adesso dobbiamo metterle nel forno andiamo. A 180 gradi per pochissimi minuti. Perché sono già tutte cose già cotte. Cara Teresa da Maida, io ho portato anche la poesia che tu hai scritto per Cristoforo. Cristoforo, dopo te la darò. Grazie Teresa. Non è che mi fa commuovere poi alla fine. Un po' sì. Non è tanto scorrevole perché è difficoltoso quello che hai fatto, l'Odissea. Invece molto carina, tra poco te la do. Ti devi accontentare. No. È vero. No, sei stata bravissima e anche la mia. L'ho letta, cara Teresa. Noi abbiamo finito con le crepe di Alice, passiamo con il secondo piatto e ieri sera non ti sei potuta fermare qui con noi. Speriamo che la prossima volta che tornerai a trovarci sarai qui, sulla scena del delitto, va bene? Esatto, hai cucinato con la ricetta. Abbiamo fatto tutto, guarda, ho tutto lì e stanno assaporando, va bene? Ah. Ti dico tutto ok, poi ti dirò in privato, va bene? Allora cara Simona, Teresa? Che dici? Di... Un bacio, ciao. Questa Teresa. Sera presentiamoci. Salutiamo Teresa. Ciao Teresa, molto gentile, poi la leggo la poesia. Ti ringrazio tante. Allora adesso dobbiamo passare al secondo piatto, perché stasera abbiamo 5 piatti Simona, li dobbiamo finire tutti. Tutti, ma con calma perché tu sei molto veloce. No, ma che Cristo. Dici? No, oh, non sono che veloce. Dico. Allora, intanto prima di passare al secondo sì. piatto, pronto. Pronto? C'è regia? Io non sento nulla, Cristoforo, andiamo avanti. Allora, c'è un'altra sì. telefonata, pronto? Sì, buonasera.
Buonasera, sono Rosalba, finalmente sono riuscita a chiamarvi. Rosalba, basta un pochino il volume del televisore. Specialmente per salutare Cristo. Ciao signora Rosalba. Cara Rosalba, abbassiamo un pochino. Sento signora. Rosalba, abbassiamo un pochino. Ciao Rosalba, allora. L'ho abbassato. Brava, cara Rosalba, come stai? Vi saluto con piacere, saluto anche Teresa Damaglia che è stata gentilissima con me. E volevo complimentarmi con Cristo che ha fatto un piatto bellissimo. Grazie signora, molto gentile, grazie. Le crepe sono state fantastiche, erano di Alice. Mentre invece adesso, cara Rosalba, ci saranno? Sì. Ci saranno? Questi si chiamano? Questi sono i cardi, I signora. Cardi Rosalba, li conosci? Addormentata. Sì, della Bella Addormentata. Della Bella Addormentata, perché devi sapere che nella fiaba originale si narra che la Bella Addormentata si punse con un fuso, in realtà non era un si fuso, punge con un cardo. Erano i cardi. Hai visto? Le storie adesso, le nostre favole le abbiamo lette tutti in un modo, ma adesso le dobbiamo cambiare tutti. Dobbiamo dare una chiave. Vero, moderna, Rosalba, una chiave moderna. Rosalba. Sì, moderna e vegetariana. Esatto, è vero, hai ragione. Dare una chiave che stia bene con la cucina. È vero, perché è vero. La Bella Addormentata si punse con un cardo. Un cardo. Capito Rosalba? Adesso benissimo, benissimo, poverina. Allora, io direi di mettere... Ciao, grazie Rosalba. Ah, salutiamo saluti Manuela. La figlia ti saluta. Ciao Manuela. No. Emuela. Ha un nome ebraico. Avevo capito Emanuela. È un nome ebraico. Va bene, cara Rosalba, noi ti salutiamo tantissimo. E tu lo sai che ti aspettiamo qui, vero? Sì, lo so. Lo sai, va bene. Ciao Rosalba, un bacio, ciao. Grazie. Cara regia, vogliamo dare gli ingredienti per i cardi della Bella Addormentata nel bosco e poi Christoph ci racconterà tutta la storia. Cardi della Bella Addormentata. 500 grammi di patate, 500 grammi di cardi, sale, acqua quanto basta, un dado vegetale, olio di oliva e aglio. Cosa okay. Andrai a fare? Allora, li abbiamo lavati. L'abbiamo lavati, che ancora si vede. Stirati, le gocce ammirati d'acqua. E tutto. Allora, poi praticamente dobbiamo prendere solo le nostre coste, diciamo, dei cardi. Li facciamo a quadrettini così. Sì. E tipo il sedano, bisogna levare questi filetti, vedi? Sì. I fili che sono in eccesso. Tanto per mettere i fili in eccesso, va sì. Bene? Ok, brava. Pronto? Pronto? È pronto, ma non è pronto. Ne diamo un'altra, pronto? Pronto? Ciao! Buonasera! Cara Caterina, ciao, come stai? Bene. Ma tu le conosci? Ma tu le conosci queste fiabe, cara Caterina? Sì che li conosce. Ciao Caterina! Ciao, Cristian! Come va, tutto bene? Sì, tutto bene. Meno male, dai. Senti, tu la sai la storia della Bella Addormentata? No. La Bella Addormentata. Non lo so, la signora Simona. Come? L'ha detto che non la sa. Ah, ho capito. Vabbè, devi sapere che la Bella Addormentata era una principessa. Una principessa che un giorno... Si punse. Non con un fuso, ma era un cardo. Un cardo. Mentre si trovava nel bosco. Allora abbiamo fatto le crepe, Caterina. Caterina, con la borragine, la conosci la borragine? No. No, comunque è molto delicata, molto gustosa e molto buona, Caterina. Capito? Ah. È molto gustosa la borragine. Abbiamo fatto le crepe e le abbiamo messe nel forno. Eccola qua la borragine, eccola qui, la vedi, cruda. Abbiamo fatto le crepe e adesso stiamo facendo i cardi della Bella Addormentata. Cara Caterina, continua a seguirci e a prendere nota di tutti i nostri piatti. Grazie. Grazie Caterina, grazie. Caterina, ti mandiamo un grandissimo bacio. Addio a voi, saluto a tutte. E continua a seguirci, ciao Caterina, grazie. Ciao. Lo sai che si punse mentre era nel bosco che raccoglieva quei fiori. Pronto, buonasera. Pronto. Signora, buonasera. Buonasera Simona. Con chi parliamo, Maria? Con la signora Franca D'Arende. Ah no, Franca D'Arende. Buonasera signora Franca. Buonasera. Cara Franca D'Arende, ma lei fa parte del club delle signore di Cosenza?